Buongiorno a tutti, bentornati in un nuovo video e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Sono in partenza per le vacanze e prima di partire appunto volevo girare due video di modo che riuscissi poi a caricarli appunto quando sarò via, insomma, e video praticamente richiesto è stato il video di che cosa porto nel mio beauty. Troverete nel beauty ovviamente le cosine che mi serviranno durante una settimana 10 giorni, quindi tutto ciò di cui ho bisogno per una settimana 10 giorni. Quindi partiamo subito, che il video mi sa che sarà lunghissimo. Oggi mi vedete senza praticamente niente, ho solo messo un po' di mascara giusto perché insomma fa troppo caldo e non ho voglia di mettere assolutamente niente sul viso e direi che partiamo subito. Allora, il beauty che porto al solito è questo, ormai lo conoscete già, è rigido, è di Carpisa, lo porto praticamente in tutti i miei viaggi e questo ovviamente non può mai mancare e è pesantissimo, ho messo veramente un sacco di cose e vediamo subito. Allora, apriamo e all'interno si presenta questo modo. Allora, come prima cosa troviamo la pochettina che vi ho mostrato nell'ultimo video haul degli acquisti che ho fatto ed è un beauty che ho acquistato da OVS e quindi ho deciso di mettere tutto il make up all'interno di questo beauty, ma questo lo vediamo alla fine del video, così vi mostro che cosa porto di altri prodotti prima del make up. Allora, per prima cosa, dischetti di cotone, dischetti struccanti, io utilizzo quelli maxi perché mi ci trovo bene, insomma, dipende anche dalle marche, queste sono Cotoneve, solitamente li compro da Primark, compro le confezioni quelle molto grandi, mi sta anche andando via la voce, non so come mai, sarà tra l'aria condizionata e il caldo fuori, sicuramente ho preso bene, mi ha preso la gola, ottimo. Allora, dischettini di cotone per struccarmi, poi troviamo il mio decantatissimo prep, che non è altro che una crema dermoprotettiva che mi aiuta appunto per i rossori, quindi se dovessi prendere delle scottature al mare, mi serve per le irritazioni cutanee, per alla fine della rasatura, soprattutto per gli uomini, e per le punture di insetti, quindi io la porto sempre dietro perché non posso mai farne a meno. Poi, allora, questa la spostiamo da questo lato di qua, di modo che ho un pochino più di spazio. Poi porto una schiuma per i ricci e ho trovato questa che era in offerta, solitamente non la utilizzo la schiuma per i ricci perché sono solita fare i capelli lisci, solo che andando al mare eccetera non ho voglia di utilizzare la piastra e quindi sì, la piastra l'ho portata perché l'ho già messa in valigia, però porterò una schiuma appunto per ravvivare un pochino i ricci di modo che non debba neanche asciugarli e ho un pochino più di tempo, insomma, e porto dietro la Garnier Fructisile Idra Ricci. Questa era il maxi formato con 33% di prodotto in più, vabbè, era in promozione, ho preso questa. Poi porto una spugna e questa qui l'ho acquistata da Lidl ed è della marca Sien. L'ho presa più che altro, allora le spugne non le utilizzo tantissimo, però l'ho voluta prendere più che altro perché solitamente faccio uno scrub quando sono a casa, mentre visto che adesso durante il viaggio non ho intenzione di portarmi lo scrub, ho deciso di prendere appunto la spugna di queste qua fatte con la retina, di modo che mentre comunque lavo il corpo fa un leggero scrub, così la abbronzatura risulterà un pochino più dorata e quindi l'ho voluta prendere. Poi porto la mia
famosissima Tangle Teaser, quella da viaggio, perché comunque non ho intenzione di portare la Angel, quella con le ali, perché ho paura che nel beauty si rovini, mentre questa, essendo chiusa, i dentini sono sicura che rimangano protetti, quindi porto questa. Poi il mio deodorante di Dove, e questo qui è al cetriolo e al tè verde, questo lo utilizzo sempre, lo adoro, mi piace tantissimo la profumazione. Poi porto per i capelli, visto che ce l'ho portata di mano, porterò le mie due fasce che vi ho mostrato negli ultimi acquisti che ho fatto, e ho portato sia questa che è tutta colorata, è girata, sia questa che è quella tutta colorata, sia questa sul nero con i fiori. E poi sempre per i capelli ho portato, non ho voluto portare pochettine né niente perché nel beauty non ci stava più niente, ho deciso di mettere praticamente tutto legato a questa pinza, ho messo giusto delle pinzettine piccoline, un fermaglietto di questi qui con i brillantini, con le margheritine, poi degli elastici, quindi porto tutto così. Poi ho portato una lametta, un rasoio, quindi perché io utilizzo il rasoio per depilarmi le gambe, quando sono in ferie lo porto sempre. Poi ho questa pochettina qui, piccolina, dove all'interno tengo le cosine per i denti, quindi ho un filo interdentale, il mio spazzolino di quelli che si allungano e si chiudono, dentifricio piccolino e dei collutori che sono in formato praticamente travel size, perché me li avevano regalati come campioni il dentista dove vado io. Poi vediamo un po' un'altra pochettina, che è questa qui, dove all'interno ho questa qui è di Clinique, mi era stata regalata in profumeria durante un acquisto, e all'interno ho messo tutti i campioni, cioè tutti i mini sites di prodotti per la cura del viso, quindi li ho tirati fuori e pian piano vi dico. Allora, come crema per il viso ho portato tre campioncini di Lancome Hydrazen, ora ve ne mostro uno e poi comunque ne ho portati con me altri due, ecco qua. Ho portato tre di questi sample qui. Poi come contorno occhi ho portato sia il Visionaire di Lancome, vediamo un po' se riuscite a vederlo, ecco qua, Visionaire Yeux, e come cremina invece, come gel rinfrescante e antifatica, ho portato questo qui, sempre di Lancome, vediamo se mette a fuoco, ecco qua. Come siero ho voluto prendere, visto che comunque ne ho veramente veramente un'infinità, uno di questi sample sempre di Lancome, e questo qui è l'Advanced Genifique, l'attivatore di giovinezza. In realtà non è tanto per il fatto dell'attivatore di giovinezza, non avevo sieri in formato mignon, l'unico che ho trovato nel cassetto dei campioni era questo e ne avevo una quantità industriale, quindi ho deciso di portare questo. E poi come tonico ho deciso di portare questi due di Shiseido, eccoli qua, che è sempre la stessa, è una lozione addolcente ultra ricca di Shiseido, e questo qua è Benefiance 24 ore, quindi ho deciso di portare per il viso solo queste cosine qui, perché facendo così tanto caldo non avevo voglia di portarmi comunque confezioni travasare, niente, quindi ho deciso di portare quelle, così appena finiscono le caccio via e non porto poi il peso al ritorno, sicché non è che ci sia così tanto peso qui dentro, però vabbè. Poi porto ovviamente la mia acqua termale, e questa qui la porto sempre in ogni dove vado, la mia acqua termale è sempre con me, e questo è il formato grande, ho voluto portare comunque il formato grande, non quello piccolino, perché l'avrei finito comunque subito, e di conseguenza ho preso e ho portato questo qua da 300 ml. Poi
ho portato il mio detergente intimo, e questo qui è il Saugella in formato piccolino, con cui mi ci trovo benissimo. Poi ho portato, allora, come struccante, ovviamente, i miei adoratissimi di Sephora, quindi abbiamo l'acqua micellare in formato piccolo e il, lo struccante bifase, anche per trucco waterproof, e questo qua sempre di Sephora. Li ho presi l'ultima volta che sono stata lì da Sephora, li ho voluti prendere perché comunque anche lì non avevo voglia di, né di travasare né nulla, quindi ho deciso di prendere il formato piccolino. Poi per il corpo, vabbè, ho portato il mio Bilboa dopo sole, e questo qui è della linea Carrot, è buonissimo, una profumazione fantastica, quindi comunque lo utilizzerò appunto come dopo sole. Solitamente quando sono in vacanza tendo a metterlo, ci sono quei piccoli frighi all'interno dei, delle stanze d'albergo, quindi comunque questo qui starà sempre costantemente nel frigo, di modo che quando torno dal mare è bello fresco e quindi dà una sensazione proprio rinfrescante, quindi lo metterò sicuramente nel frigo. Poi, sempre per il corpo, ho portato quest'olio secco con tutti i brillantini ed è di Yves Rocher Monoide Tahiti, ed è questo qui, che ha delle perlescenze e delle pagliuzze dorate. Ora vediamo se riuscite a vederlo, ecco qua, è fantastico, quindi comunque lo utilizzerò un sacco sulle gambe, magari qui sulle spalle, sul décolleté, quindi ho voluto portarlo. Poi ho portato come bagno schiuma, ho voluto portare il formato grande, e questo qui è il mio preferito, che è di Lidl e qui è della Sien, della marca Sien, ed è il Tropical Mango, la profumazione Tropical Mango, ed è un bagno schiuma. Ho voluto portare questo perché comunque lo utilizzeremo sia io che il mio fidanzato, nonostante la profumazione sia molto fruttata, però abbiamo deciso di portare questo di modo che almeno lo possiamo utilizzare tutti e due. Poi, come shampoo e come balsamo, ho portato questi della linea Sunsilk di Yuko Yamashita, che sono, che è praticamente la combo per i capelli lisci, ed è questa qui sul viola. Ho portato sia lo shampoo che il balsamo, ho voluto portare le confezioni grandi perché comunque una settimana 10 giorni non avevo intenzione di portarmi milioni e milioni di campioncini dietro per gli shampoo, quindi portiamo questo, lo utilizziamo tutti e due e va bene così. Poi in questa bustina qui ho messo dei salva slip, e poi ho una bustina con all'interno i pennelli. Allora, i pennelli vi faccio vedere subito quali ho deciso di portare. Allora, ho portato un pennellone grande, e questo qui è di Kiko, e questo qua lo utilizzerò per la cipria, poi comunque magari fa così tanto caldo che non riuscirò neanche a mettere nulla mai sul viso, né di giorno, né d'estate, né di sera, né di niente, però ci stava nel beauty. Ho portato sia un pochino più di trucco, sia i pennelli, total più, visto che comunque sarà un viaggio in macchina, non mi pesa neanche tantissimo dover portare la roba nel beauty, quindi va bene così. Poi ho portato due pennelli così. Allora, questo qui è di Mario Giussani, che è di quelli un pochino a sfera, e questo qui lo utilizzerò per la terra o comunque per l'applicazione del blush. E poi ho portato anche questo, sempre di Kiko, un pochino più piccolo rispetto a quello della cipria, come potete vedere, anche questo lo utilizzerò o per la terra o per il brush, vediamo un attimino. E poi ho portato uno piccolino, e questo qui è uno di Mignon di Essence, e questo qui è quello con le setoline rosa chiare, e questo qui lo utilizzerò più che altro per applicare l'illuminante. Per gli occhi ho portato, allora, tre pennelli, quattro pennelli per l'ombretto, quindi sono quattro pennelli piatti per l'applicazione dell'ombretto, e varie marche, alcuni sono di Elf, Essence, Kiko, quindi varie marche. Poi ho portato i miei adoratissimi pennelli per sfumare, che sono quelli di Kiko, il numero 200, eccolo qua, il numero 200, sono questi qua un pochino più cicciottelli,
che mi servono appunto per sfumare l'ombretto nella piega dell'occhio. Poi ho portato un pennello angolato e questo qui è di Kiko ed era di una collezione di pennelli e l'ho voluto portare appunto per mettere con la matita, cioè la matita, utilizzo il pennello per prelevare il prodotto dalla matita e metterlo con più precisione sulle sopracciglia. E poi ho portato questo pennello qui, e questo è di Cosmetic Cosmo, non so se è una marca famosa o meno, non ne ho idea. Ecco qua. Ecco qui. Che è un pennello a penna, quindi per sfumare magari sotto nella rima inferiore, oppure comunque per andare a definire di più l'angolo esterno dell'occhio. Poi il Beauty ha una taschina interna dove all'interno ho un'altra bustina con tutti i cotton fioc all'interno, una lima, non si sa mai, in realtà ho fatto la ricostruzione, non mi servirà sicuramente la lima, però non si sa mai, metti caso che si spezza un'unghia, metti caso che si sbecchi un po' il gel, con la lima vado a riparare. Poi ho un paio di forbicine piccoline che possono essere sempre utili. Poi ho un paio di pinzette, queste qui le porto sempre dietro, che sono le mie di Dior, e poi il mini profumino di Sephora al mango, e questo sapete che li adoro questi profumini qui, e quindi questo è tutto quello che ho nel Beauty. Passiamo ora a mostrarvi che cosa porto di make up, che forse è la parte che vi interessa leggermente di più. Allora, il Beauty è questo, è carinissimo, è il mio fantastico Beauty con i fenicotteri che ho acquistato da OVS. Allora, è pienotto all'interno, è tutto buttato un po' alla rinfusa, ma cercherò di essere un pochino ordinata. Allora, vediamo un po'. Per il viso, allora, come fondotinta non ho portato il fondotinta, lo sapete che durante l'estate uso il Udeula di Benefit, quindi questo qui è il mio famosissimo e bellissimo fondotinta per l'estate, quindi una terra liquida, e porto questo qui. Poi come cipria porto, e non ho voluto neanche travasare questa perché vi ripeto non avevo intenzione di mettere, togliere, fare, imbregare, quindi non avevo voglia, e porto il formato grande della cipria di Kat Von D, e questa qui era la cipria traslucida. Poi sempre per il viso porto la terra, e questa qui è di Kiko ed è della Desert Dunes, sì, ed è una cipria melange, quindi chiara scura, e porto questa come terra, scusate, una terra, non una cipria. Poi porto il mio illuminante, questo qui è il Duo Chromatic di NYX, e questo è quello che ha i riflessi sul, scusatemi, ci sono polverine ovunque, non so se riesce, ecco, vedete che ha i toni sul rosa, ha dei riflessini sul rosa. Poi fa un caldo, c'è il sole, è una roba assurda, sono metà al sole, bene, se ne andrà via questo sole? Non credo, va bene, continuiamo. La mia Beauty Blender, e ho preso questa qui nera perché quella rosa ovviamente dopo tanti anni ho dovuto buttarla via, e questa qui è nuova ed è quella color nero. Poi ho portato, allora ragazze qua vado proprio alla rinfusa perché è tutto mischiato, allora vediamo un po' se riesco a mostrarvi le cose un pochino meglio. Allora, come palettina, e poi vi faccio vedere due ombretti singoli che ho portato. Allora, se non mi cade nulla dalle mani, volentieri. Allora, 1, 2, 3 e 4. Allora, per gli occhi ho portato come palettina la palettina della linea di Nabla della Free Domination. Io ho sempre un problema con il nome dell'ultima collezione di Nabla, ma perdonatemi, veramente, cioè. Allora, ho preso la palettina con alcuni colori che erano disponibili in negozio, in realtà li ho ordinati perché non erano tutti disponibili,
non è che si veda benissimo. Vabbè, questi sono i tre classici blu, c'è cioè il bluette con tutti i brillantini, poi abbiamo l'azzurrino Tiffany, poi abbiamo questo che assomiglia al Solstice di Urban Decay e poi due ombrettini, uno molto chiaro e l'altro un pochino più sul marroncino. Quindi ho portato questa palettina qui, poi ho portato singolarmente il Solstice di Urban Decay, che è questo qui, magari da mettere in un trucco al centro della palpebra mobile. Poi porto un ombrettino di Deborah, questo qui è un marrone semplicissimo, eccolo qua, non volevo far cadere il pennellino, con dei riflessi sull'oro all'interno. Poi porto questi due ombretti singoli, queste due cialdine qui, questo qui è un viola e questo qui è un fucsia, bello acceso, perché volevo fare magari una sera, se appunto sempre caldo permettendo eccetera, un trucco un pochino più particolare, un pochino più colorato, dove utilizzerò appunto sia la palettina di Nabla sia questi due colori qui. E questo qui era di una linea di Essence ed è un violetto. Questo è della linea di Essence che si chiamava Viva Brasil ed è una collezione un po' vecchia, questa qui, devo essere sincera, ed è il numero 03, Caca Carnival si chiama. E poi porto questo fucsia qui che è della marca B-Up, ecco qua, ed è un fucsia molto acceso, molto matte, ed è il numero 34. Non mi ricordo neanche questo ombretto dove l'ho acquistato, perdonatemi, veramente non lo so. Poi porto il pigmento di NYX e questo qui è il numero 20, che è una sorta di bronzo con i brillantini sull'oro. E poi quest'altro pigmento con un color più bronzato all'interno, bronzo rosso, che ho acquistato su AliExpress. Ed è sempre un pigmento molto molto lucido, bello luminoso. Poi ho portato questa confezione qui di ciglia finte, allora in realtà non credo di utilizzarle, però non si sa mai, cioè un pacchetto di ciglia finte, che in realtà ci sono 4 ciglia finte all'interno, ecco qua, e queste le avevo prese su AliExpress con la mia colla duo, quindi porto anche quella. Poi ovviamente il temperino per temperare le matite, poi porto con me, allora, due mascara, l'altro dov'è? Allora, il mio Vamp di Pupa, che è il mio adoratissimo mascara, e poi porto questo qui di Essence, che è il Get Big Lashes volume waterproof, quindi comunque è un mascara waterproof che magari utilizzerò, che ne so, per andare in spiaggia, magari un tocchino di mascara lo metto e preferisco portarmene uno waterproof di modo che non coli durante quando sono in acqua. Poi come eyeliner porto, vediamo un po', eyeliner qua basta. Allora, come eyeliner porto il mio tattoo liner di Kat Von D. E poi porto questo colore qui azzurrino con qualche riflessino oro e verde di Kiko, ed è un Definition Waterproof Eyeliner ed era di una linea un po' vecchiotta ed è il numero 03, è bellissimo, vediamo se mette a fuoco, sì, ecco qua. E poi il mio Eevee Metal di Urban Decay, che è questo eyeliner glitterino che si chiama Midnight Cowboy, che è questo glitter oro, ecco qua. Poi
Porto, allora, per le sopracciglia porto la mia matita delle sopracciglia che ha i toni un pochino sul bordeaux, marrone bordeaux, e questa qui in realtà però è una matita per le labbra che utilizzo, lo sapete, per le sopracciglia, e questa qui è la numero 710 di Kiko delle matite labbra. E poi il mio fissante appunto per le sopracciglia trasparente di Benefit. Poi come primer per gli occhi porto il mio Elf Highlight Primer, che è questo qui. Poi porto due ombrettini cremosi in stick, che sono questo, che lo conoscete ormai tutti, che utilizzo quasi sempre nei miei trucchi, che è quello di Kiko, il Long Lasting Stick, e questo qui è il numero 07. E poi questo, che era di una collezione, mi pare, con tanti long lasting all'interno, tantissimi di questi qui, insomma, era una collezione, era un set, e questo qua è sempre di Kiko appunto, ed è il numero 30, ed è un fucsia, un po' un fucsia rosa acceso. Poi porto, allora, per gli occhi, allora, vediamo un po'. Per gli occhi, allora, sono due, e poi il resto è tutto per le labbra, ok. Allora, porto due matite occhi, una sui toni del marrone e una sui toni del nero. Questa è una pupa, una matita occhi Multiplay 09, questa qui è di Kiko, quella marrone, ed è un Kajal sui toni del viola marrone, ed è la numero 03 Everlasting Kajal. Poi per le labbra porto, allora, diverse matite, sì, prima che faccio cadere, allora, no, scusate, per gli occhi porto anche, che ho preso nuova, la di MAC, la mia fantastica Indigo, che in realtà non è più, non si chiama più Indigo, ed era una matita per gli occhi sui toni del color petrolio, soltanto che non la fanno più, quindi l'ultima volta quando sono stata in negozio, la ragazza, che ha questo blu scuro petrolio, la ragazza appunto mi ha dato la sostituta, insomma, di quella, è lo stesso identico colore, soltanto che questa non si tempera ma è automatica. Poi per le labbra porto diverse matite labbra sui toni naturali, ho portato solo questa qui rossa da abbinare appunto al rossetto che ho portato dietro, e una color melanzana, color vinaccia, e poi le altre sono tutte color tinta neutra, quindi un po' di matite labbra. Se non mi sozzo le mani sempre, io non sono contenta. E come ultima cosa, appunto, ho portato delle tinte labbra. Allora, per prima ho portato la NYX Liquid Suede, che è la numero 11, ed è un rosso molto acceso. In realtà in videocamera risulta molto più chiaro, e invece qua è molto più scuro rispetto al video. Poi porto sempre un liquid suede, sempre di NYX, ed è il numero 12, e questo qui è un color vinaccia, come potete vedere, che in realtà è un vinaccia, ma in videocamera risulta marrone, ma pace, è un vinaccia, ve lo dico io. E poi due NYX lingerie, e questi qui sono due colori naturali, ed è una la 0, no, la numero 20, e l'altra è la numero 14. Come ultima cosa porto un rossettino di MAC, questo qui è il Ruby U, che è un rosso molto molto freddo e mi piace tantissimo, soprattutto d'estate. Quindi niente, io vi ho mostrato tutto il contenuto del mio beauty, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere voi che cosa vi portate in vacanza, se siete state già in vacanza. Penso di aver esagerato un pochino con il trucco, perché comunque non mi truccherò sempre, e a me basta sinceramente un po' di mascara e quando esco la sera, perché magari facciamo le cose di fretta, arriviamo in albergo troppo tardi, e quindi poi per andare a cena non ho intenzione di stare lì a
a truccarmi troppo, quindi sicuramente ho portato tantissime cose, più di quello che utilizzo sicuramente, però non importa, ci stava nel beauty, ve l'ho detto, parto in macchina, non ho praticamente necessità di dover portarmi quantità di liquidi predefinite eccetera, perché alla fine andando infatti in macchina, in viaggio non mi limito, insomma, quindi ho portato un pochino più di cose del previsto, pazienza, vedremo l'anno prossimo che cosa sarà. Quindi niente, io spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto compagnia, il video sicuramente uscirà quando io sarò già via, quindi programmerò il video in modo che esca durante questa settimana. Quindi niente, io vi saluto, vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video, ciao!